30 si brucia. Cerchio Exodus attraverso Mauro G. Guida fisica. Voi non sapete bene come si svolga il fenomeno degli apporti, perché vedete, è vero che noi in qualche modo disgreghiamo la materia facendo una matrice per poi comporre gli atomi per fare le molecole, e una molecola diventa un composto e ogni composto deve essere unito ad un altro composto mantenendo lo stesso ordine. È una questione di energie, al di là di quello che questa matrice può sembrare, perché è la trasformazione, trasmutazione dell'energia in materia semplice e trasformare la materia in energia. Non è altrettanto semplice trasformare l'energia in materia ed è ancora più difficile ritrasformare dall'energia la materia primordiale. Quando noi facevamo le foto c'era qualcuno che urlava, ma quello era per una questione energetica. Per esempio, se io adesso volessi farvi una foto dovrei attirare, catalizzare tutti i mezzi e l'energia che mi necessita. Poi attraverso lo strumento emetterei un urlo, quindi colpirei energeticamente quella che si chiama matrice Horinz. E allora mi avviene il fenomeno, non so, per esempio, devo urlare. Perché? Per fare quello che ho detto che devo fare. Dopodiché questo rimane in sospeso, in maniera ordinata. E quando si trova la possibilità di trasportare le molecole organiche, che rappresentano in qualche modo una forma cellulotica, su questa si imprime, con una energia molto simile alla luce, quello che noi abbiamo conservato. Se mettiamo un po' più di energia, l'oggetto si brucia? Se mettiamo meno energia, l'oggetto appare un po' scuro? Bene, noi cerchiamo di equilibrare.